Ciao a tutte, questa è la mia proposta per un look un po' particolare, un po' diverso dal solito per la serata di San Valentino. Si tratta di un make-up sui toni del nero e del bianco. Ho utilizzato soltanto colori opachi, questo per far risultare il look, il make-up più sexy. Ovviamente potete decidere di cambiare i colori e quindi non farlo bianco e nero, oppure di utilizzare al posto di un ombretto bianco opaco un ombretto shimmer oppure un bianco panna. Per le labbra ho utilizzato questo rossetto sul quale ho applicato un gloss della stessa tonalità color ciliegia. Niente, vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia e buon San Valentino! Ciao! Ciao! Allora, innanzitutto che cosa ci serve per questo trucco? Per questo trucco ci servirà una matita nera, abbastanza appuntita e morbida, come questa qui, un ombretto nero opaco, un ombretto bianco opaco e una matita bianca. Nient'altro. È un trucco, diciamo, con dei colori importanti, appunto il nero e il bianco, e lo trovo un trucco molto sexy e abbastanza sofisticato. Vi lascio il tutorial. Allora, prendo una matita nera abbastanza morbida ed appuntita e inizio tracciando una riga che è più spessa verso la fine dell'occhio e man mano diventa più sottile man mano che andate verso l'interno del vostro occhio. Non è importante essere precisi perché tanto andremo subito a sfumarla. Prendete un pennellino abbastanza piccolo, io utilizzo un pennellino di questo tipo, e sfumo subito la mia matita, così, portando la parte più sottile verso l'interno. E poi tutta questa parte la sfumo verso l'interno. Vedete, questa è la linea dell'occhio. Io starò un po' più sopra e andrò qui e porterò il colore della matita, quindi il nero, verso l'interno, quindi leggermente sopra la vostra linea naturale dell'occhio. In questo modo. E continuo a sfumare. È tutta una questione di sfumature questo make-up. Quindi porto ancora il colore in dentro e continuo a sfumare. Voglio che il colore sia trasparente in modo tale che si veda la pelle al di sotto. E quindi continuo ancora a sfumare portando il colore verso l'interno. Poi prendo ancora la mia matita nera e traccio un'altra riga in questo punto per ravvivare il colore e sfumo ancora nuovamente. Dovete stare attenti a lasciare questa parte comunque tutta chiara, che sarà la parte che andremo a riempire con il bianco. Quindi sfumate. Non voglio che sia netto qui, quindi non dovete dare una forma allungata o fare un triangolo. Deve essere proprio non definito, in modo tale che il trucco sia più misterioso, diciamo. Prendo poi un pochino di ombretto nero e lo metto proprio in questo punto dell'occhio, lo appoggio con il mio pennellino e sfumo leggermente, in modo tale che la parte più scura del nostro trucco sia appunto alla fine dell'occhio, man mano si va a sfumare verso l'interno diventando sempre più chiara. Sfumo
sfumate e continuate a sfumare. Dovete avere molta pazienza. E portate verso l'interno, così. Ogni tanto pulite mentre sfumate il vostro pennellino, oppure prendetene uno pulito se appunto ne avete più di uno, in modo tale che sia sempre pulito e quindi non portate in giro poi troppo colore, se no farete un pasticcio. Poi prendiamo ancora la nostra matita nera e andiamo a definire per l'ultima volta la nostra linea, stando il più possibile vicino all'attaccatura delle ciglia. Così. Non andate troppo verso l'esterno. E poi portiamo il colore nella parte inferiore. Non all'interno dell'occhio, lo faremo successivamente. Lo dovete portare lungo le vostre ciglia. Qui non dovete stare troppo leggere come vi dico solitamente, ma potete premere un pochino di più in modo tale che il colore sia maggiormente carico. Prendiamo ancora il pennellino di prima, è importante che sia pulito, e sfumate questa linea. Dovete sfumare molto bene, andando anche un pochino verso il basso. Così. Vedete? Dopo aver sfumato, prendo ancora la mia matita nera e porto la matita, la metto nella riga interna del mio occhio. Dopo appunto aver sfumato, porto la matita nella riga interna del mio occhio, in questo modo. E poi la dovete mettere anche qui. Prendiamo poi una matita bianca, io utilizzo questa qui. Se volete renderla ancora più morbida, perché la mia purtroppo non è molto morbida, prendete appunto un accendino per qualche, al massimo 2 secondi, fate passare la punta della vostra matita nel fuoco, poi guardate sulla vostra mano se è troppo calda. Se non è troppo calda, andiamo a passare con la nostra matita bianca tutta la parte che è rimasta vuota, anche andando un po' qui nel nostro angolo interno, e appunto mettiamo la nostra matita in questo modo. Prendiamo un pennellino per sfumare, un po' più grande magari rispetto a quello di prima, perché la parte che dobbiamo sfumare appunto è più ampia, e sfumiamo leggermente in modo tale che non ci siano contorni troppo netti e precisi. Ok. Vedete? Così. Poi prendiamo un pennellino di questo genere per l'applicazione dell'ombretto e prendete un ombretto opaco bianco. Ovviamente la scelta del colore è vostra, nel senso, potete prendere anche un ombretto che sia bianco però shimmer, oppure non bianco ma color panna. Se l'ombretto lo prendete opaco, il trucco risulterà più sexy. E quindi appunto, dato che faccio questo tutorial per San Valentino, ho deciso di utilizzare l'ombretto opaco e fare tutto questo trucco con colori opachi. E lo andate a picchiettare sopra dove avete messo la matita bianca. Prendete ancora un po' di ombretto bianco e rifatelo. Così. Così, anche un po' qui, in questo modo. Poi ovviamente non è che a tutti uscirà uguale, e
man mano che vedete se ci sono delle imperfezioni o delle cose che non vi piacciono, le potete andare a sistemare. Io ad esempio qui volevo portare ancora un po' di nero, perché comunque cerco di farlo il più simile possibile all'altro occhio. E di lì c'era un pochino più di nero in alto. Ok. Vedete? A questo punto prendiamo abbondante mascara nero, io utilizzo questo di Deborah, il Black più Long, è un mascara allungante super nero ed è veramente nero, cioè è un nero molto intenso. E con movimenti a zig zag verso l'alto andiamo a prendere tutte le nostre ciglia. Se avete deciso di realizzare questo tutorial, dovete comunque mettere abbondante mascara. Potete anche applicare le ciglia finte se volete. Ovviamente è un trucco da sera. Mettiamo il mascara anche sulle nostre ciglia inferiori. Così. Vedete? Sta benissimo che gli occhi chiari. Io purtroppo ce li ho castani, d'estate sono più sul verde, però non sono chiari, chiarissimi, diciamo. Cioè, per quanto riguarda la scelta del blush e del bronzer, allora vi consiglio un blush un po' chiaro, abbastanza chiaro, ad esempio questo. Prendete, io prendo i due colori mischiati insieme. E li andrò a mettere sulle mie gote, diciamo così. Se volete potete anche utilizzare un bronzer da mettere qui e dovete utilizzare un colore opaco e abbastanza scuro. Salto questo passaggio perché comunque se no veramente il video diventa troppo lungo e vi faccio vedere cosa ho deciso di fare per le mie labbra. Allora, io opto per questo tipo di rossetto, questa colorazione, e lo vado a stendere sulle mie labbra in questo modo. Non è proprio un rosso, è più un color ciliegia. Prendo un gloss di una tonalità molto simile, io appunto prendo questo, che è un color ciliegia molto intenso, molto bello, e lo prendo, questi sono quelli da prendere con le dita, e picchietto il mio colore. È un trucco già molto carico sugli occhi, io non ho voluto esagerare sulle labbra, però mi rendo conto che si tratta di una scelta abbastanza comunque forte anche per le labbra. Se preferite potete usare un colore più chiaro, quindi un colore sul rosato, se trovate un colore molto simile al vostro blush che avete usato, ad esempio, a mio parere è perfetto. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi lascio e vi auguro un bellissimo San Valentino, in compagnia della persona che amate. Ciao! Ah, ovviamente, anche per le ragazze single, chissà, magari è proprio la serata in cui incontrerete una persona speciale. Quindi in bocca al lupo e buona serata. Ciao!